attimo. Non ho capito, siamo in sess... non ho capito se siamo online o no. Un attimo. Sì, siamo live, siamo in diretta. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Allora, buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata di DopoGP, una puntata particolare, siamo una puntata dedicata, monografica alla MotoGP. Io sono Mattia Lisa, come può vedere chi ci sta seguendo in live su Facebook, chi invece ci segue in differita su YouTube o su Spotify. Vado a salutare dunque anche i miei ospiti. Ciao Riccardo Orsini della redazione MotoGP, Ciao, buonasera a tutti. Sì, e Simone Frigerio, anche lui della redazione MotoGP di Formula 1 in generale. buonasera, ciao a tutti, ciao. Oggi è andata in scena l'ultimo Gran Premio di questa particolare stagione di MotoGP, una stagione principalmente segnata dalla pandemia di Covid-19, iniziata ancora a marzo nel Gran Premio di Qatar, disputatosi sulla pista di... scusate, mi segnalano da regia un piccolo problema d'audio con me. Allora, se mi si sente bene, fatemelo sapere. Comunque, dicevamo, sulla pista di Los Angeles, si è corso il Gran Premio del Qatar. E è stato un gran premio particolare perché ci ha corso solo Moto2 e Moto3, che erano già lì in precedenza per il Covid. Oggi si sono disputate, come abbiamo già detto, l'ultima gara ha visto quest'ultimo gran premio avere gli ultimi tre verdetti dell'anno, ovvero il mondiale Moto3 è andato ad Albert Arenas, il mondiale Moto2 che è tornato dopo un anno di pausa in Italia con Enea Bastianini, e il campionato costruttori di MotoGP vinto da Ducati. Allora, andiamo per prima cosa a vedere i risultati della gara di MotoGP, che è stata vinta, come vedete, da Miguel Oliveira, che ha preceduto Jack Miller all'ultima gara con Pramac, e Franco Morbidelli, che all'ultimo giro è stato sorpassato proprio dall'australiano di Ducati. Seguono poi Paul Espargaró, Takaaki Nakagami, che precede un Andrea Dovizioso, che poi ne andremo a parlare, ha fatto davvero una grande bella gara. A seguire Stefan Bradl, che anche lui sta facendo delle ottime prestazioni con la Honda, lui che è subentrato a Marc Marquez, che ha saltato di fatto l'intera stagione. Poi Aleix Espargaró con una briglia dalle due facce in questo weekend, e anche di questo andremo poi a parlare, e Alex Marquez. Più indietro vediamo la delusione delle Yamaha ufficiali, cioè tutte le Yamaha con la specifica 2020, che terminano dall'11ª alla 13ª posizione con Vinales, Rossi e Crutchlow, e Quartararo, scusate, c'è di mezzo Crutchlow che saluta la MotoGP con un 13° tempo. 17° Mika Kallio, che comunque è chiamato all'ultimo per sostituire venitemi incontro, scusate, Iker Buona. Lecuona, mi veniva in mente come Masià, però è Moto3, per sostituire Lecuona, che insomma ha un ritorno un po' all'ultimo momento. Ha fatto sicuramente, è stato bravo a non terminare in ultima posizione, a mettersi davanti Tito Rabat, che l'anno prossimo non sarà il via della MotoGP, anzi probabilmente andrà verso un anno di pausa o sbarcherà in Superbike, e quindi l'ultima gara termina in ultima posizione. Si sono ritirati purtroppo Mir per un problema elettronico, e per lui ha avuto la fortuna lui di vincere il mondiale la scorsa gara. Bagnaia per un problema fisico, e Binder e Savadori, che invece hanno subito la più classica delle scivolate. Bene, la prima domanda che vorrei fare a voi ospiti, che vorrei fare è che voto date a quest'ultima gara di MotoGP e al mondiale, a questo pazzo mondiale che ha visto
ben 9 vincitori nel suo arco. Direi di iniziare da Riccardo. Beh, allora, l'ultima gara diciamo che è stata piuttosto monotona, nel senso che Oliveira è partito, primo giro, super primo giro, e ha imposto un ritmo poi imprendibile per tutti gli altri e è andato a vincere. Dietro una battaglia, diciamo, un po' come a Valencia, solo all'ultimo giro tra Miller e Morbidelli, stavolta a differenza di Valencia l'ha spuntata Miller, una gara diciamo da 6, un po' più romantica per i tanti addii, perché abbiamo Valentino che lascia il team ufficiale Yamaha, Dovizioso che lascia quanto sembra sicuramente per l'anno prossimo la MotoGP, poi vedremo se sarà un addio temporaneo o sarà seriamente finita la carriera di Dovizioso, l'addio di Crutchlow che diventerà tester della Yamaha, e dietro questa notizia anche le diverse accuse che si sono scambiati con Lorenzo, quindi Lorenzo sempre preciso e puntiglioso sui social per far parlare di sé, però una stagione che è sicuramente molto bella. È partita malissimo, bloccata subito dalla pandemia, sembrava impossibile correre, Dorna ha fatto un lavoro clamoroso riuscendo a imbastire una stagione piena, diciamo, con diversi gran premi, anche se un po' mononazionalità, perché alla fine si è girato sempre nella penisola iberica, che sia Spagna che sia Portogallo, però una stagione che, complice anche l'infortunio di Marquez, ha dato modo ad avere tanti diversi vincitori e tante trame differenti in quasi tutte le gare che abbiamo visto. Sì, no, infatti, assolutamente. Simone, tu che voto daresti a questa stagione, a quest'ultima gara? Io alla stagione darei un 10, perché sinceramente era da anni, credo, che non vedessimo così tanti piloti lottare per il mondiale, anche sino alle ultime gare erano lì molti. Ovviamente purtroppo è per merito o colpa dell'infortunio di Marquez, però devo dire che ci siamo divertiti, poi le moto soprattutto erano, il livello era simile, comunque abbiamo visto la Suzuki, è sempre stata probabilmente la migliore, però poi c'era Ducati, Yamaha, KTM, qualche volta la Honda, quindi un livello così simile credo che non l'abbiamo mai visto, forse negli anni 2000. Sì, no, in effetti è davvero particolare, soprattutto questa grande varietà di, come abbiamo detto, di team che sono andati, hanno raggiunto un alto livello, insomma, arrivare anche a vincere. Andiamo un po' invece poi sullo specifico. Partiamo da KTM, che ha vinto questa gara con Miguel Oliveira. È stato un passo in avanti particolare di KTM nell'ultimo anno, insomma l'anno scorso avevamo un Zarco che non riusciva a stare in piedi, a tenere in pista la moto, quest'anno invece assistiamo a un Paul Espargaró che ha seguito dall'inizio fino ad oggi che ha salutato KTM per passare in onda ufficiale. Lui ha sempre seguito il percorso KTM, mai come questa stagione è riuscito a essere su questi livelli. La domanda è: KTM tra un paio d'anni, se non addirittura se assisteremo a un altro campionato particolare l'anno prossimo, può addirittura sperare di vincere un mondiale con una coppia tra l'altro di piloti che vede Binder, che se riesce a fare se riesce ad ambientarsi meglio nella moto può fare bene, e con un Oliveira che ha fatto vedere sia in Austria sia soprattutto oggi di riuscire a guidarla davvero molto bene. Secondo voi può farcela KTM? Guarda, io ti rispondo con l'affermazione che ha fatto oggi l'amministratore legato di KTM a fine gara, intervistato da Sky. Ha detto che loro l'anno prossimo puntano già a vincere il mondiale, e questo significa che loro hanno una grande conoscenza, una grande fiducia nella moto che hanno sviluppato. Poi il KTM, se non sbaglio, l'anno prossimo può essere l'unica squadra che potrà sviluppare il motore durante questo inverno. Insieme ad Aprilia. Chiaramente Aprilia ha molto più da lavorare rispetto a KTM. I piloti sono due grandi piloti. Miguel Oliveira, due volte vicecampione del mondo, Moto3 e Moto2. Binder ha vinto un mondiale Moto3 dominandolo praticamente. In Moto2 ci è andato vicino, si è svegliato un po' tardi, ma ha rischiato anche lui di riaprire il mondiale l'anno scorso contro Marquez. Quello che è mancato quest'anno a loro, un po' per errore di gioventù, è stata la costanza.
Binder ha vinto una gara alla grande in Repubblica Ceca, praticamente ha fatto la gara di Olivera oggi, ha tenuto bene le gomme, lì un po' diverso perché ha dovuto rimontare, ma poi quando si è messo davanti ha fatto il passo e nessuno gli è rientrato. Oliveira anche ha fatto due vittorie, il problema è che dietro alle vittorie ci sono cadute, risultati al margine della top 10. Se riescono a migliorare nella costanza, attenzione. Simone? Sì, alla fine parliamo di due piloti. Oliveira era il secondo anno in MotoGP, Binder il primo anno. Infatti ha vinto anche, credo, il titolo di rookie dell'anno. E quindi, insomma, hanno bisogno di esperienza, però il potenziale ce l'hanno. Forse non già per vincere l'anno prossimo, però nei prossimi anni sicuro. La KTM ha fatto un salto di qualità quest'anno che nessuno si sarebbe aspettato. E quindi se continua così, sicuramente nei prossimi anni saranno lì per lottare per il mondiale. Poi c'è anche Petrucci nel Tech 3A, quindi magari anche lui potrà aiutarli. Sì, comunque confermato quello che hai detto, è anche Rookie of the Year, Brad Binder, non è che avesse una grande concorrenza, però insomma, ha dimostrato di essere capace su questa moto, lui che è andato anche a vincere il Gran Premio di Repubblica Ceca Brno, che tra l'altro è in forse per l'anno prossimo, non è detto che si corra perché c'è una sostanziale spaccatura tra Dorna e la proprietà del circuito ceco che diciamo si è venuta poi a creare questa spaccatura con la mancata partecipazione quest'anno di Karel Abraham che non ha trovato una sella. Da lì è nata Più questa che non ha trovato, che diciamo che gli è stata tolta perché lui a fine 2019 una sella l'aveva, ma poi il fatto che Zarco si sia liberato da KTM ha dato il là al fatto che Ducati lo prendesse e lo mettesse su quella che doveva essere la moto di Abraham in Avintia. Poi chiaramente Ducati aveva già progettato di portare Zarco in Pramac o in ufficiale, che è poi quello che succederà l'anno prossimo. Zarco non è andato in ufficiale, no, dai, No, tra. Ah, andrà in Pramac. ok, no, scusa. No, ricordiamo perché l'anno prossimo, tra l'altro, Ducati infatti avrà Zarco e Martin in Pramac, mentre Marini e Bastianini correranno in Avintia. E qua viene fuori un'altra domanda interessante, voglio sentire il vostro punto di vista. Ducati quest'anno è stata deludente, ha vinto il Mondiale Costruttori, ma non l'ha vinto grazie alle prestazioni del suo team ufficiale, ma l'ha vinto soprattutto spinta da Miller e Zarco. E ha deciso di conseguenza di portare almeno uno dei due personaggi principali, Miller, nel team ufficiale insieme a Bagnaia. Questa però scelta di mettere, questa scelta può essere vincente e poi. Quando valutate il passaggio la scelta di mettere Martin in Pramac, che tutto sommato non ha fatto dei buoni sprazzi in Moto2 quest'anno, ma non è stato sicuramente uno dei protagonisti, e mandare invece in Avintia piloti come Marini o Bastianini, che insomma sono stati davvero dei protagonisti di quest'anno. È una scelta strana, nel senso che solitamente noi sappiamo che il team Pramac è quello che poi fa da pre a un passaggio futuro in ufficiale, ed è Petrucci ha fatto questo passaggio, Miller ha fatto questo passaggio, Bagnaia farà questo passaggio il prossimo anno. E il fatto che Bastianini, campione del mondo Moto2, e Marini, vice campione del mondo Moto2, siano stati messi nel, diciamo, terzo team Ducati, fa strano, lascia un po', forse con l'amaro in bocca anche noi italiani, un po' come magari quella sella sarebbe stata della sella del team Pramac, io l'avrei data al migliore tra i tre nella classifica finale Moto2. Poi quest'anno Ducati, diciamo che le scelte tra Superbike e MotoGP a livello dirigenziale sta un po' faticando. Comunicare l'addio di Dovizioso nel momento in cui il mondiale era apertissimo, perché prima del GP d'Austria, quindi alla prima e alla quarta gara stagionale, e quando tu, probabilmente questo è l'anno in cui Ducati dal 2007 aveva la più grande opportunità, perché sì, si è giocato il mondiale con Marquez, ma quest'anno Marquez non c'era. Il fatto che tu, il tuo pilota di punta, lo scarichi praticamente a inizio stagione.
È stata una scelta che secondo me ha anche contribuito al fatto che poi il calo drastico di Dovizioso e tanti risultati no, diciamo, della Ducati, perché quest'anno alla fine Ducati ha vinto due gare. Sì, per quanto riguarda la scelta di Martin in Pramac, credo sia anche dovuta al fatto che Ducati e Jorge Martin avevano già una base di accordo già prima dell'inizio del mondiale, o meglio, dopo la gara in Qatar, quindi prima della ripartenza del mondiale, quindi forse per questo hanno deciso di mettere Martin in Pramac, che diciamo era da più tempo che aveva già un accordo con loro, mentre Bastianini e Marini, il loro accordo è arrivato dopo, quindi li hanno messi nel team Sponsorama, però credo che alla fine Martin, Bastianini e Marini avranno più o meno la stessa moto, cioè avranno la stessa moto, quindi Zarco invece avrà la Ducati ufficiale, anche se nel team Pramac, Sì. e quindi credo che se la giocheranno comunque loro tre. Non credo farà grande differenza essere nel team Pramac per Martin, qualcosa, ma non tanto. Sì, beh, Vai. no, è molto probabile quello che dicevi te, in effetti, perché tra l'altro la trattativa tra Martina e Ducati è stata molto lunga per due motivi. Martina voleva sicuramente avere delle maggiori garanzie da parte di Ducati, e d'altra parte però ricordiamoci, perché che anche l'annuncio è stato ritardato più di una volta perché mancava proprio l'accordo con KTM, che aveva un'importante clausola di rescissione su Jorge Martin. E sarà interessante vedere l'anno prossimo cosa potranno fare questi piloti, difficile vederli là davanti, non so come la pensate voi, se magari uno dei tre ha la possibilità di già emergere in MotoGP al primo anno. Diciamo che il passaggio tra Moto2 e MotoGP negli anni è sempre stato un po' più difficile per tutti. Quest'anno abbiamo avuto Binder e Marquez che all'esordio in MotoGP entrambi sono riusciti a prendere un podio. Se vogliamo paragonarli a questi due, in questo momento ti dico che non lo so, nel senso che Marini nella sua carriera ha sempre messo diverso tempo per adattarsi bene a una moto e l'inizio in Moto3 non è stato così. Non è un Marini che nella sua avrebbe poi potuto lottare per un mondiale. Anche gli inizi in Moto2 hanno 3 anni sullo stesso team, perché Marini sembra che sia il terzo anno che corre con lo Sky Racing Team. Dopo 3 anni finalmente è diventato il pilota di punta del team. 3 anni in MotoGP sono tanti, i piloti da sotto sono tanti e è un rischio che potrebbero anche non arrivare alle prestazioni che noi ci auspichiamo da italiani, chiaramente. Sì, non sarà semplice, sicuramente l'obiettivo non sarà puntare già a podi, così se ci si arrivano ben vengano, però l'importante sarà far vedere che ci sono e che non fanno stagioni in cui scompaiono come magari ha fatto quest'anno un po' Petrucci, che non, tranne Alemanno, l'abbiamo mai visto. Quindi questo sarà importante. Poi, ovvio, non è semplicissimo, però secondo me il potenziale ce l'hanno per fare comunque bene, ecco. Riccardo, tu hai parlato, hai citato il caso Honda, Honda che si è trovata in una situazione di emergenza perché è mancato l'unico pilota che è capace di portare bene in pista la moto, l'unico che riesce soprattutto a vincere, perché quest'anno è stato il primo anno senza vittorie di Honda nel motomondiale da quasi 40 anni che non avveniva questa cosa. E quindi è andata sicuramente un po' in crisi. Ad aumentare un po' le nubi sull'operato di Alberto Puig è anche la scelta, forse un po' troppo affrettata, di spostare Alex Marquez in LCR, nel team di Lucio Cecchinello, dove prenderà il posto di Kyle Crutchlow. La domanda che sorge spontanea, penso a tutti voi,
davanti a questa scelta di Puig è che sia stata la classica rospo da ingoiare per tenersi Marc Marquez, ma che di fatto era una scelta non minimamente appoggiata realmente da Honda. E secondo voi è stata davvero una scelta alla fine giusta per far crescere di più Alex, che magari con un percorso in un team non ufficiale può crescere di più e quindi arrivare magari anche a vincere, nel senso di gare, così poi il mondiale è sempre molto difficile da prospettare, questo è uno dei casi, quello di quest'anno con Mir. O era meglio tenerlo in casa con il fratello che magari potesse passare qualche informazione in più? Diciamo che la pressione che ti mette il team Honda ufficiale è tanta. Se dall'altra parte il box hai un pilota che domina da 5 anni ormai, anche di più, 7, Di più, 7 anni, molto di più. 7, che ha il tuo stesso cognome, tra l'altro, che la rivalità tra fratelli è, cioè, tre step, compagno di squadra, poi c'è il fratello e poi c'è quello che ti lotta il titolo. Secondo me, mettere Marquez che arriva comunque da due mondiali vinti, uno in moto 3 e uno in moto 2, in un team con meno come posso dire, meno Condizioni. esatto, non c'ha il team di Luigi Cecchinelli, non ha l'obbligo di fare risultati. Sicuramente ti mette meno pressione rispetto a tenerlo ancora in un team ufficiale, soprattutto se l'anno prossimo poi dovesse tornare, come tutti speriamo, dovesse tornare Mark. Perché alla fine lì in quel momento Alex sarebbe al suo secondo anno in MotoGP, un anno già di apprendimento, e se la differenza fosse abissale, come magari si era visto ai test d'inizio anno, lì il contraccolpo psicologico su un pilota come Alex potrebbe essere grande. Quindi penso sia più una scelta per preservare Alex per il futuro. Ma che secondo me è una scelta giusta perché comunque, anzi, forse andava fatta già per questa stagione, perché comunque parliamo di un ottimo pilota, ma non di un fenomeno come il fratello, quindi magari stare appunto nel team di Luigi Cecchinello, meno pressioni, però anche l'anno prossimo avrà comunque una moto ufficiale, anche lui. Se ne però nel team di LCR, però dovrà stare attento a Nakagami, che quest'anno è andato benissimo e se Nakagami gli sta sempre davanti l'anno prossimo, non so che cosa succederà. Quindi Tra l'altro, Nakagami che è qua in MotoGP ormai da qualche anno, nelle ultime 2 stagioni ha dimostrato di essere un pilota veloce, di essere un pilota che può anche meritare una seconda sella in un team ufficiale. Che possibilità può avere un pilota come Nakagami che anche quest'anno gli è stato preferito Paul Espargaró come vice di Marquez? E poi, sempre riguardo i piloti, Marquez probabilmente salterà almeno l'inizio della prossima stagione e Honda sembra non voler essere sul mercato. È meglio, secondo voi, affidarsi a un Bradl che, soprattutto nelle ultime gare, comunque ha fatto bene, o perché sei Honda, perché comunque devi fare il risultato e ne hai bisogno dopo un anno con pochi podi e senza vittorie, puntare magari su un Andrea Dovizioso che potrebbe accettare un'offerta in un team come HRC che è prima cosa competitivo e in seconda battuta un team di un certo livello. beh, andare ad ingaggiare un pilota come Dovizioso, e poi come fai a lasciarlo a piedi dopo 3-4 gare nel caso in cui torna Marquez? Probabilmente il vero problema e la trattativa tra Honda e Dovizioso è stato proprio questo. Dovizioso vuole un progetto ambizioso per il 2021, vuole lottare al titolo e ritrovarsi come collaudatore e come sostituto di Marquez nel caso in cui non entri. Nelle prime 3 o 4 gare gli cambia poco rispetto a fare l'anno sabbatico. Tra l'altro, leggevo che Honda in realtà ha proposto questo ruolo anche di possibile sostituto di Marquez a Dovizioso, e il vero problema è stato che Dovizioso comunque non vuole rinunciare all'anno
il motocross, cosa che Honda vieterebbe perché già abbiamo un pilota infortunato, non voglio rischiare un altro per una cosa secondaria. Che tra l'altro Quindi è una cosa che viene abbastanza spesso indovizioso avere infortuni in motocross. C'è stato anche uno così, poco prima di Erez, 2 settimane prima. sì, infatti Dovizioso ha rischiato quest'anno di non correre la prima gara a Erez proprio per, tra l'altro, un infortunio in una gara regionale. Cioè lui non è andato ad allenarsi, ma è andato a fare una gara. E lui l'anno prossimo vorrebbe fare la stessa cosa. E chiaramente è difficile sia per un team affidarsi, perché un collaudatore ha dei test, delle date specifiche, dei test specifici, e soprattutto il ruolo del collaudatore è molto importante, e affidarsi a uno che comunque fa qualcos'altro è sempre un rischio. Quindi io direi Bradel, o comunque un pilota che è anche più facile sostituire a metà anno. Certo. Simone. Sì, ovviamente per sostituire 3-4 gare credo che lo stesso Dovizioso non ne abbia la minima voglia, cioè o davvero Marquez ha dei problemi che dovesse saltare anche la prossima stagione per intero, allora lì sì, magari ci sarebbe la possibilità per Dovizioso, ma altrimenti credo che sia molto meglio affidarsi a Bradl o magari per qualche gara provare Nakagami anche nella squadra ufficiale, giusto fargli fare qualche gara. E Pista la Superbike. cosa? No, se no puoi portare un pilota come Bautista della Superbike, ma era più che altro una provocazione perché la voce era già uscita quest'anno, ma nonostante Honda in Superbike non stesse facendo propriamente dei buoni risultati, Honda non ne ha voluto sapere. Diciamo che Honda dove va, si muove per vincere, quindi toglieresti il pilota di punta dall'altra parte, è come scegliere tra mamma o papà praticamente per Honda. Sì, anche se il progetto Superbike di Honda non è stato propriamente molto Vero. fruttuoso in quest'anno. Comunque, Suzuki invece, che è stata la sorpresa, perché anche lei come KTM l'anno scorso non era comunque ai livelli di poter fare così tanto bene. Era una moto che aveva comunque tanta affidabilità, che ha avuto qualche exploit, soprattutto mi viene in mente Silverstone e Austin, ma gli mancava quel passo in più per andare a lottare, e forse quest'anno questo passo in più non si è neanche visto. La domanda è: ma la Suzuki è riuscita a fare quel passo in più che gli mancava? O ha di fatto sfruttato la mancanza di Marquez, il poco feeling con le nuove gomme di Ducati e la poca affidabilità di Yamaha per andare a vincere? Cioè, ha avuto qualcosa in più lei o hanno avuto qualcosa in meno gli altri? Riccardo. Vado io? Ok, vado io. Sì, vai, vai, No. vai. No, beh, diciamo che c'è un. Questa è un'ottima domanda, nel senso che molti, più che dare meriti ai fratelli Brivio e dello sviluppo della Suzuki, parlano delle difficoltà delle altre squadre. Hai detto bene di Yamaha che non trova la quadra, nonostante quest'anno abbia fatto 7 vittorie. Hai detto di Ducati che ha spesso avuto problemi con le gomme. Ma la realtà è che comunque Suzuki in quasi tutte le piste ha avuto delle prestazioni costanti. Forse l'unica gara dell'anno in cui è stata in difficoltà con entrambi i piloti è stata l'inizio a Erez, in cui ha raccolto veramente poco con entrambi. La prima, tra l'altro, tutti e due sono caduti. E oggi a Portimão, poi in mezzo tanti tanti podi, cioè tanti podi, tante volte nella top 5, e questo non può essere un caso. Tra l'altro, è il primo GP in Austria. Mir era primo da solo praticamente, e poi c'è stata la bandiera rossa. Nel GP dopo, Rins è caduto mentre era in testa e ha appena superato Dovizioso. Tanti risultati sono stati anche offuscati dagli errori dei piloti, però Suzuki con un pilota o con l'altro c'era sempre quest'anno, quindi sicuramente ha sviluppato bene la moto.
Sì, assolutamente. Secondo me, merito di Suzuki già dai test in Qatar, prima della stagione, abbiamo visto che era lì con Yamaha, con Honda Ducati, anzi davanti a Honda Ducati, quindi si vedeva che la Suzuki c'era. Poi ovviamente l'assenza di Marquez, i problemi di Yamaha e Ducati hanno amplificato questa cosa. Poi Rins, tra l'altro, si era infortunato prima della prima gara, e mi sembra che l'avesse saltata proprio la prima gara, Ah, perché si possibile, era adesso andiamo. infortunato Sì, è nelle prove vero libere, quindi che si era fatto male nelle prove libere. Sì, è vero, hai ragione. anche Sì, lui è sente un saltato infortunio, probabilmente la Spagna. Spagna come è saltata? avrebbe lottato sino all'ultimo, sino ad oggi con Mir, altrimenti. E come diceva Riccardo, in tutti i circuiti sono andati bene, tranne qua a Portimao, quindi merito loro. E ecco un'altra cosa, cioè Mir è salito forse un po' presto dalla Moto2 e gli è servito qualche anno in più di apprendistato, insomma, ha fatto un passaggio quasi simile a quello di Miller. Miller aveva fatto addirittura un doppio salto in avanti, Mir ha fatto un solo anno la vecchia, ha fatto un solo anno la Moto2, scusa. Rins ha avuto un percorso invece più graduale, uno step parziale con la Moto2 di mezzo. Cos'è mancato a Rins quest'anno? È una mancanza generale nel talento, nella bravura, nel saper gestire la moto, che sia la Suzuki o in generale, o è stato un caso che Mir abbia avuto per concatenazione di eventi abbia avuto più possibilità e occasioni di fare bene e di conseguenza vincere il mondiale. Guarda, Rins quest'anno è spesso riuscito a battere Mir in diverse gare, gli è arrivato davanti. Il fatto è che Rins, secondo me, ha buttato via il mondiale in due occasioni: l'Austria, che ti dicevo prima, che è caduto passando in testa, e in Francia, sotto la pioggia, che sembrava il pilota più veloce in pista, e in curva 2, entra in curva 2 e scivola. Due zeri, mentre in una gara era primo e nell'altra era terzo. Secondo me Rins quest'anno è mancata la costanza. Mir ha fatto 1-0 a inizio anno e oggi. Rins ha fatto due cadute in due momenti molto più importanti, perché alla fine lo 0 di oggi, come se non contasse, dato che il mondiale era già chiuso. Ha fatto 2-0 in due occasioni più importanti e soprattutto le prime due gare dell'anno era infortunato. Gli errori hanno giocato molto a sfavore di Rins. E tra l'altro sono due piloti che hanno dimostrato tutti e due di andare molto forte. Secondo te, Simone? Sì, io li metto, diciamo, al momento li metto sullo stesso piano. Poi ovviamente Mir è più giovane, è appena arrivato, quindi forse ha più potenziale di Rins. Però in questo momento li metto sullo stesso livello. Rins ha sbagliato quelle due gare che dice Riccardo, e l'infortunio di inizio stagione ha pesato un po'. Per il resto è stato lì, lo abbiamo visto in difficoltà in qualche gara, che magari lo si vede attorno al decimo posto, però poi quando la Suzuki c'era andava, lui è sempre stato lì, quindi se la sono giocata per questi episodi qua, secondo me. Sì, forse davvero Rins, insieme agli infortuni, così ha davvero avuto un po' anche di sfortuna, cioè si è beccato in anno sbagliato perché è stato insieme alla classifica campionato, è stato però un anno in cui ogni gara ci sono stati dei protagonisti diversi, tanto che, come abbiamo detto in precedenza, anche un Petrucci, che ha fatto sicuramente un anno molto deludente, è riuscito ad avere, diciamo, i suoi 15 minuti di fama quest'anno. A Rins proprio gli è mancato forse quel qualcosina in più. Passiamo all'ultimo argomento. Nel mentre invito anche chi ci sta seguendo su Facebook, che se vuole porci delle domande è libero assolutamente di porcele, vedremo di rispondere, insomma, alle vostre curiosità e ai vostri quesiti. Passiamo però a
Una domanda veloce in casa Yamaha, perché Yamaha sarebbe a fare una puntata solo su di loro, su quello che sta succedendo negli ultimi anni, in cui le moto dell'anno precedente o slash del team satellite fanno meglio della moto ufficiale. L'anno scorso la moto che mangiava le gomme, le pattinava sul posteriore, così. Quest'anno invece i problemi di affidabilità di vario genere, le rotture del motore a Corse a Rossi e a Morbidelli, i freni rotti a Vignales in Austria, nella seconda tappa austriaca. La domanda è: tra tutti, però, scusate, Vignales, non mi viene il nome, Vignales ha particolarmente deluso, perché alla fine è stato in lotta per il mondiale, ma anche lì qualcosa gli è mancato, ed è sono tanti anni in cui a Vignales ci si aspetta qualcosa in più e che invece non riesce a cogliere, a fare quel passo in più per avere più di una vittoria, una più costanza, litigare meno con la moto. Vignales è un pilota che è stato sopravvalutato quando è uscito da Suzuki, o è semplicemente un pilota che in questo momento soffre particolarmente le caratteristiche della moto Yamaha? Vignales in Suzuki ha fatto un grande lavoro su una moto che però era stata sviluppata su di lui. Era il pilota di punta Suzuki e avrei portato la vittoria Suzuki a Silverstone. E da lì diciamo che è stato preso poi da Yamaha come pilota ufficiale. Il problema è che Yamaha non sviluppa la moto prettamente su lui, ma cerca di accontentare tutti i 3-4 piloti. E Vignales è un pilota che ha assolutamente bisogno di avere il 100% di feeling con la moto. A Misano quest'anno era in formissima, gara perfetta, è andato via, non l'ha preso più nessuno. Però è stata l'unica gara in cui abbiamo visto Vignales senza nessun problema, forte alle prove libere fino alla gara. È un po' un pilota come Lorenzo con Ducati, è il momento in cui la moto era perfetta, precisa, era imprendibile. Nel momento in cui c'era da tribolare per portarla al 100% andava in difficoltà. Poi quest'anno sicuramente avrà sofferto anche ancora di più la pressione. Quartararo che vince due gare lo annunciano come pilota ufficiale Yamaha. Il fatto di averlo avuto praticamente davanti fino alla penultima gara, salvo poi arrivargli davanti in campionato, perché Vignales alla fine è arrivato davanti in campionato a Quartararo, forse anche e soprattutto per demeriti di Quartararo, che nelle ultime Sì, 3-4 gare. a proposito, andiamo un attimo a vedere la classifica piloti finale. Tu puoi andare avanti a parlare, però insomma, così anche chi ci sta seguendo vede il punto nella Le ultime classifica. 3-4 gare Quartararo ha vanificato quanto di buono aveva fatto fino a Barcellona. Vignales deve ritrovarsi assolutamente, perché l'anno prossimo con Quartararo nello stesso box è una bella sfida, è una bella sfida. Sicuramente il problema di Vignales è l'incostanza, perché le gare in cui lui è sicuro va, non ce n'è per nessuno, cioè vince, fa la pole, e il problema è che poi vince una gara, quella dopo è decimo, poi magari crolla, come oggi abbiamo visto, era lì verso la sesta posizione, a un certo punto è crollato fino alla dodicesima, poi ha recuperato qualche posizione. Sembra davvero che non riesca a tenere una costanza anche all'interno della stessa gara e ancor più durante il campionato. E anche le ultime gare di Quartararo mi fanno pensare che non so, il prossimo anno Yamaha non sarà semplicissimo. Sono curioso di vedere se daranno a Morbidelli una moto ufficiale, perché alla fine, se guardiamo la classifica, Morbidelli è secondo nel mondiale e gli altri sono tutti più indietro. Quindi sarà curioso vedere questo. Però se io devo dire un pilota Yamaha che lotta per il mondiale l'anno prossimo, non ci metto Vignales in questo momento, perché
ogni anno ci dimostra che fa delle gare in cui è il più forte e poi però scompare per 2 o 3 gare, quindi mondiale così non lo puoi vincere. È proprio quello che la domanda che l'affermazione che hai detto te, Simone, ci arriva una domanda da Yuri Albertini, amico di Riccardo Orsini, vedendo anche un suo commento precedente, in cui chiede: Affaziosa. Rossi può essere, esatto, Rossi può essere competitivo per il titolo in Petronas nel 2021? Allora, io mi calo adesso un attimo nell'opinionista e dico: secondo me, no, perché comunque cambierà molto, cambierà. Uscirà tanto dalla sua comfort zone, Rossi, perderà gran parte dei suoi tecnici, dovrà comunque riabituarsi a un lavoro, in un sistema di lavoro diverso comunque, e per quanto Valentino Rossi sia forse più giovane di fatto, non anagraficamente, ma come modo di fare, come capacità di calarsi in situazioni diverse, comunque è un pilota che ha 40 anni, quindi può avere difficoltà. Avrà difficoltà quasi sicuramente ad ambientarsi in un nuovo gruppo e continuano ad arrivare giovani molto bravi che potranno fare qualcosa in più di lui e comunque Yamaha sarà difficile, visti come sono andati negli ultimi anni, sarà difficile che Yamaha l'anno prossimo risolverà i suoi problemi e riuscirà finalmente ad avere una moto prestazionale. Però voglio sentire anche voi due che cosa ne pensate. Riccardo. Io sottoscrivo quello che dici te. Sarà forse un anno molto complicato per Valentino. Sicuramente, come dici, andare in un team nuovo si dovrà riadattare a tecnici. Ha l'esperienza per poterlo fare, ma già quest'anno è forse stato l'anno peggiore degli ultimi anni di Rossi. Forse anche peggio del 2019, quando ha fatto 4-0, non trovava più la condizione. Quest'anno probabilmente è andato ancora peggio. E io la vedo veramente dura. La vedo dura. E no, non vorrei che il prossimo anno sia un prosieguo del finale di stagione di quest'anno. Lì dietro, ai margini della top 10. No, non lo spero da tifoso, ma ho la paura che possa essere un anno veramente difficile. Ma allora, lottare per il titolo non credo proprio. Bisognerà vedere come si adatterà al nuovo team, però secondo me qualche buona gara sicuramente può farla ancora. E lui alla fine ha 42 anni, mi sembra, e credo che l'anno prossimo il più vecchio dopo Valentino sia Aleix Espargaró, che ne ha tipo 31. Quindi la maggior parte dei piloti della MotoGP hanno 20 anni meno di lui, quindi già essere ancora lì è quasi incredibile. Secondo me, se nelle prime gare del 2021 non dovesse trovare un giusto feeling, dovesse vedere che fatica anche a stare in top 10, così credo che la prossima potrà essere la tua ultima stagione. Però vedremo. Dipenderà tutto dall'inizio, secondo me. Quindi anche dal feeling che riuscirà ad avere con il suo nuovo team, con la sua nuova squadra di tecnici, giusto? Esatto. Poi comunque avrà ancora la Yamaha ufficiale come quest'anno, però nel nuovo team bisognerà vedere. Poi è un compagno di squadra che ultimamente sta andando fortissimo, quindi anche lì non sarà facile. Perfetto, allora prima di passare a Moto2 e Moto3, allora nel mentre Orsini continua ad avere grandi complimenti anche da loro squadrati, mancano le ragazze, però insomma è molto apprezzato Orsini dalle nostre Ormai parti. bisogna accontentarsi, il tutto è troppo nella vita. Esatto, bisogna accontentarsi e quello che si accontenta è Aprilia che quest'anno ha fatto un po' di alti e bassi, ha avuto il grosso problema di Iannone, squalificato per 4 anni per doping, un caso su cui non andiamo ancora, non ci torniamo perché insomma da altre parti ma è stato cioè, si è parlato davvero tanto e forse fin troppo di questo caso. Ha fatto la stagione con un Aleix Espargaró che ha fatto comunque crescere Aprilia, adesso
qua Portimão tutto sommato ha fatto bene, soprattutto è stata la moto che per prima ha avuto il feeling con la nuova pista, e che l'anno prossimo avrà Aleix Espargaró come pilota riconfermato, straconfermato, lui che è un po' il Pol Espargaró, che sono fratelli, per Aprilia, anche lui ha seguito tutto il percorso di crescita della moto, e fino ancora per poche ore c'è un punto di domanda sul pilota. Io sto monitorando le notizie, se nel mentre Aprilia nomina il nuovo pilota, non c'è ancora nulla, si è parlato di tanti piloti, si è parlato di Lorenzo, si è parlato di Dovizioso, si è parlato di Bezzecchi, di Gian Antonio dalla Moto2, si è parlato soprattutto di Chas Davis dalla Superbike, che forse era davvero una delle migliori opzioni, lui che probabilmente andrà in Go Eleven, giusto Riccardo, l'anno prossimo. Sì, è un'opzione, il problema è che Davis vuole la Ducati ufficiale e il team Aruba non sa se può mettersi o può affidare la Ducati ufficiale al Go Eleven, e il tiro e molla è lì. Davis gradirebbe rimanere ancora un altro anno in Ducati, però con una moto ufficiale. E adesso invece la V4R 2021, e quindi probabilmente per via di questa melina che sta facendo Chas Davis, Aprilia va alla fine con tutta probabilità a russare le porte dell'American Racing, e potrebbe vedere il passaggio in MotoGP di Joe Roberts, che è una scelta di ripiego, questo è sicuro, ma Joe Roberts, che quest'anno ha fatto vedere delle buone cose, perché in Qatar e anche in altre gare ha fatto vedere tante cose buone, ma che non ha avuto continuità, può essere, ora facendo un paragone davvero grande, ma può fare un percorso un po' alla Quartararo, che in Moto2 aveva fatto davvero poco, aveva vinto giusto una gara, e poi in MotoGP si è sin da subito trovato a fare dei buoni risultati? Il problema è che Quartararo ha esordito in MotoGP con una Yamaha e Roberts esorderebbe in MotoGP con una Aprilia. Sì, chiaramente. Secondo me in questo momento... Sì, certo. Casi, cioè nel senso, chiaramente Joe Roberts non andrà a lottare con Marc Marquez per le pole position, però può fare qualcosa di buono. Quest'anno Roberts è stato a tratti un pilota velocissimo, ha fatto due o tre pole se non sbaglio, ma a tratti ha dimostrato di essere un pilota incostante, facile all'errore. Aprilia in questo momento ha bisogno di un pilota costante che porti punti, che sappia anche sviluppare la moto, e io onestamente non andrei su un rookie, perché è la scelta forse più suicida che può fare Aprilia in questo momento. Ha assolutamente il bisogno di sviluppare una moto. Anche la scelta di mettere Savadori come collaboratore, quest'anno probabilmente è una scelta che non ha pagato. Savadori, che correva con Aprilia nel mondiale Superbike, si è trovato fuori dalla Superbike per l'emergenza coronavirus, ha ripiegato, ha trovato posto come collaboratore Aprilia, essendo pilota Aprilia nel CIV, ma alla fine è un buon pilota, ma è un pilota che ha fatto la sua prima esperienza in MotoGP da collaudatore. In questo momento, secondo me, Aprilia ha il bisogno di prendere un pilota esperto, che non per forza di MotoGP, però un pilota che sia un pilota da diversi anni, cioè un pilota mondiale da diversi anni. Un Chas Davis, nonostante abbia corso praticamente mai in MotoGP, è un pilota che ha 20 anni di carriera alle spalle, un pilota che può dare una grossa mano a un team come questo. Soprattutto in cilindrate alte come la Superbike. Esattamente. E qui sì. Simone. Ma secondo me quest'anno, innanzitutto, l'Aprilia è passata un po' sottotono, cioè sotto. Sì, diciamo, non si è parlato tanto di Aprilia perché c'è stato questo exploit di KTM, oltre che, vabbè, anche la Suzuki è cresciuta molto, quindi hanno messo un po' in ombra l'Aprilia, che comunque secondo me non ha fatto un cattivissimo lavoro. Oggi Aleix Espargaró ha fatto, mi sembra, ottavo forse, e
Lo andiamo a vedere subito, andiamo Però a vedere. ecco, fare tutto il campionato con un solo pilota praticamente non è facile. E devo dire la verità, anch'io la scelta di Joe Roberts, se sarà così, non so quanto sia l'ideale per Aprilia. Forse hanno bisogno, come diceva Riccardo, un pilota più di esperienza come poteva essere Chase Davis. E anche vedendo il campionato Moto2, Joe Roberts sì, ha fatto bene, ma non ha neanche fatto benissimo, forse. Cioè, ci avrei visto meglio magari un Remy Gardner o lo stesso Loebs, anche se ha qualche anno di più. Però ecco, se magari Beh, se devi Loebs, no, andare. Sì. Loebs in Aprilia c'è già andato. Lasciato neanche tanto Sì, cioè bene. potrebbe essere, però potrebbe essere un'idea. Il problema è che Loebs con Aprilia, se, come dici tu, è stato un binomio disastroso sia per auto, sia per il team che per il pilota. Tra l'altro, Loebs l'anno prossimo è già confermatissimo e coccolatissimo in Marco. VDS, probabilmente in questo è diciamo, il favorito, forse per il Mondiale 2021 in Moto2, però sì, sarebbe, potrebbe essere un profilo, però è un po' dura lasciare schiodarlo dal Mark VDS. Lui lì è pilota di punta. Sì, tra l'altro anche Joe Roberts ha già, anche lui, ha già firmato per Italtrans, cioè per prendere il posto di Bastianini. Infatti è per questo che non si sa ancora bene se Joe Roberts alla fine andrà in Aprilia o che cosa. Staremo a vedere. In caso la notizia dovrebbe uscire se non stasera, comunque domani in giornata, anche perché tra qualche giorno Eh le sì. moto saranno di nuovo in pista ai Reds per i test di fine stagione. Su Lowe's, lui è uscito una sua dichiarazione tempo fa su un sito inglese, che poi è una notizia che non ha avuto poi tanto risalto in Italia, in cui lui ha detto che lui in MotoGP non ne vuole sapere di andare perché si è trovato nella sua dimensione con il Moto2, che se proprio dovesse lasciare andrebbe in Supersport o nel British Superbike. Lui ha più o meno, queste erano le dichiarazioni, ora non mi ricordo a quale testata avesse rilasciato queste dichiarazioni, però insomma, lui non sembra assolutamente l'idea. Passiamo, siamo quasi in chiusura, allora passiamo, diamo comunque un po' di spazio che lo meritano e anche tanto la Moto2 e la Moto3. Partiamo dalla Moto2. Anche lì, stessa domanda per la MotoGP. Che voto diamo a questa stagione di Moto2? Forse è stata una delle stagioni più aperte, se non l'aperta, da quando la categoria è nata nel 2010. Abbiamo avuto quattro piloti in lotta per il mondiale fino all'ultima gara, fino ad oggi. E i primi quattro in classifica alla fine sono in 21 punti, i primi tre in 9. E anche qui la differenza l'hanno fatta gli zeri. Bastianini una sola caduta, Marini 2, Lowe's 3 zeri e più la gara da infortunato a Valencia settimana scorsa. È stato il mondiale la costanza, possiamo dire così, però un mondiale bello, anche qui gare sempre molto aperte, anche se i vincitori alla fine sono stati più o meno sempre quelli, perché c'è stato Lowe's, c'è stato il periodo Lowe's, il periodo Bezzecchi, il periodo Marini. Bastianini anche ha fatto due vittorie, tutte e due, prima Jerez, poi Brno, però un bel mondiale. Voto 9, pieno. Anch'io assolutamente 9, e anche perché, vabbè, per noi italiani comunque vedere tre italiani là davanti che se la lottano per il titolo non è male. E, tra l'altro, oltre a questi quattro c'era anche Jorge Martin che ha perso, mi sembra, un paio di gare per il Covid, e quando è tornato poi non si è più rivisto granché. Quindi è stato davvero un mondiale bellissimo, ogni gara non si sapeva chi avrebbe vinto. Così aperto, anch'io non me lo ricordo sinceramente. E appunto la cosa positiva è che tre, Jorge Martin, Enea Bastianini e Luca Marini l'anno prossimo saranno in MotoGP,
Però da dietro comunque arrivano mi sembra, i primi 5 della Moto 3 salgono in Moto 2, quindi resta un campionato bellissimo anche per l'anno prossimo. Ecco, prima di passare alle domande, una domanda ci è arrivata, andiamo a vedere i risultati della gara di Moto2 di oggi con la vittoria che è andata a Rémy Gardner, che è stato molto bravo dopo un primo momento di crisi a sopravanzare ancora Luca Marini, ma adesso pensandoci che Riccardo è stato colui che ha scritto la sintesi per noi di Formula 1 in generale, ti lascio a te il commento della classifica di gara di oggi, dai. Gardner ha vinto, ma ha vinto con la testa. È un pilota che è molto maturato. Prima era molto più impulsivo nelle staccate. Invece, già da Valencia e anche da Le Mans, è diventato un pilota che attende molto prima di attaccare. Oggi ha fatto praticamente più di metà gara dietro a Marini, e sapendo di averne di più, gli ultimi due giri, cioè il distacco di 1,6 secondo che vediamo, è nato nei primi due giri. Dietro appunto è arrivato Marini, poi Lowes che ha corso una gara con una mano rotta e è arrivato a 3 secondi e 8 dal primo, e ha fatto anche un paio di errori gravi che gli hanno fatto perdere il passo che aveva, e nonostante questo sicuramente lo voterei come pilota di giornata. Poi dietro gli altri due contendenti al titolo che erano Bezzecchi e Bastianini, Bezzecchi a cui è mancato un po' il passo che ha fatto vedere a Valencia. E sicuramente partiva all'ottantesima casella, quindi anche il fatto di spremere tanto la gomma nei primi giri ha inciso. Poi Bastianini quinto, quindi campione del mondo, ha detto di aver fatto una gara tutta in controllo, sempre marcato Bezzecchi, Lowes, Marini. L'unico momento di panico dalle sue dichiarazioni a fine gara è stato quando dalla tabella gli hanno segnalato che il gruppo di cui faceva parte era da 5, perché lì ha detto qui comincia adesso un po' più complicata, però comunque quando negli ultimi tre giri gli hanno fatto vedere la tabella gruppo di 5, lui ha passato Martin e è andato sotto a Bastianini, quindi sicuramente quello è stata la dimostrazione di una grande gara di testa, di controllo. Poi appunto Martin, che mi aspettavo un po' di più da lui, da uno che non si giocava praticamente niente e mi è sembrato molto più in palla a Valencia. Invece oggi è un po' faticato, soprattutto in staccata, ha avuto anche problemi di rapportatura, spesso arrivava in fondo al rettilineo, al limitatore, e praticamente non passava mai nessuno in curva 1, doveva sempre inventarsi il sorpasso. Poi dietro abbiamo Roberts, Fernandez, sono felice di trovare Baldassari nella top 10, Baldassari che l'anno prossimo è atteso a ore l'annuncio di Baldassari in MV Agusta, anzi è già ufficiale, si attende il secondo pilota di MV Agusta che dovrebbe essere confermato Corsi. È un pilota che nel 2019 era partito alla grande, poi il cambio di gomma da Dunlop, che ha fatto un copertone un po' più largo, l'ha messo molto in difficoltà e solo adesso è riuscito a trovare il feeling, sperando poi in un 2021 più ricco di soddisfazioni con una moto nuova. E poi dietro abbiamo. Ci è arrivato, aspetta, ci ho tutto. No, ma dai, intanto ci limitiamo alle prime 10 posizioni, anche perché il tempo purtroppo Nelle è prime 10, poco a nostra abbiamo disposizione. sta scadendo, sta scadendo. Esatto, siamo verso la chiusura. Allora, la classifica di Moto2 che è finale, che state vedendo, vede Bastianini campione del mondo con 205 punti, che precede Luca Marini con 196 a pari punti. Con Sam Lowes, poi troviamo quarto Bezzecchi con 184, poi Martin, Gardner, Roberts, il deludente Nagashima, che dir si voglia, Schröter, Wiertke, Tom Lüthi, che l'anno scorso aveva fatto un buon anno e quest'anno invece è stato davvero molto deludente, e poi vabbè, Baldassari, Fernandez, Canet e Di Giannantonio, che tra l'altro tra 2 anni, al termine della stagione 2021, passerà in MotoGP con Aprilia o comunque Gresini se lascerà Aprilia. La domanda ci arriva invece dal nostro pubblico, sempre da un grande fan di Riccardo Orsini, ovvero Yuri Albertini, che ci chiede: io penso che il titolo più che vinto da Enea è stato perso dai rivali, cosa ne pensate? Allora, io personalmente non sono Grazie.
così d'accordo, nel senso che Bastianini ha sicuramente avuto una moto che non era a livello di quelle di Marini e non ha avuto, magari, non ha avuto la stessa continuità di risultati, però sicuramente è stato quello che insieme a fare le prestazioni è stato anche quello che è stato più capace a gestire il suo vantaggio e a cavarsi d'impaccio nelle situazioni in cui non gli permettevano di fare bene. Secondo voi, invece? E io sono d'accordo, nel senso che Mari Bastianini non è stato il pilota più veloce in tutta la stagione, ma è stato quello che ha sbagliato meno. È caduto una sola volta, sempre a punti le altre gare, e questo a fine anno fa la differenza. La costanza di risultati è il fattore chiave della vittoria di un campionato. Simone? Simone, Anche per prego. me Bastianini nelle ultime gare soprattutto è sembrato quasi voler appunto controllare un po' il vantaggio che aveva senza spingere troppo, soprattutto oggi, ma anche nelle precedenti gare. Quindi, diciamo, se fosse stato secondo o terzo in classifica, credo che nelle ultime gare lo avremmo visto andare anche di più. Secondo me se l'è meritato alla fine il mondiale, cioè se lo meritavano tutti. Tre, forse anche quattro, però lui l'ha vinto. È stato il migliore alla fine. Va bene, chi è che vedete che possa fare bene l'anno prossimo? Quale può essere il nuovo Marini, il nuovo Bastianini, insieme a Bezzecchi, che penso che e a Lous, che sono i confermati, ma tra quelli che sono stati i rookie di quest'anno, chi è che può fare qualcosa in più l'anno prossimo e candidarsi a un posto da protagonista, secondo voi? Beh, diciamo che i rookie di quest'anno no, non sono stati poi così cattivi, nel senso che il rookie of the year della Moto2 è Canet, che a fine stagione è 14esimo, ha preso 67 punti, quindi diciamo che non è stata proprio una stagione memorabile per Canet. Sicuramente, secondo me, un pilota che è mancato quest'anno è Navarro. Lui è in. Con la Speed Up nel 2019 ha fatto una buona stagione. Quest'anno se lo aspettava molto più avanti. È caduto molto spesso. Io spero che nel 2020 possa rifarsi. Se devo dire un italiano, dico Baldassarri. Ma io dico Canet perché comunque questo anno un po' di ambientamento in Moto2 non ha fatto neanche malissimo, diciamo così così, però secondo me l'anno prossimo potrà essere tra i migliori e spero che il nostro, diciamo l'italiano Lorenzo Dalla Porta, dopo aver vinto il mondiale in Moto3, magari il prossimo anno riesca a fare qualcosa meglio, ecco, invece che vederlo sempre 20esimo nel massimo. E poi il caso di Caltrans è abbastanza particolare perché ha sempre avuto un pilota che faceva bene, Pasini, poi Bastianini, e un pilota alla pari, cioè un pilota che nello stesso team invece faceva molto male, Locatelli, che poi quest'anno è andato a dominare la Supersport 600 e l'anno prossimo sarà nel team ufficiale Yamaha in Superbike, e adesso invece è un Dalla Porta che ci sta a avere delle difficoltà il primo anno in Moto2, soprattutto per lui che è un pilota insomma abbastanza piccolo, quindi trovarsi poi con una moto che ha quasi il doppio della cilindrata e dei cavalli, che è senza come dice, elettronica, può dare dei problemi. È una cosa particolare questa del team, no? Pensate che sia una divisione un po' voluta o è un frutto della pura casualità e magari l'anno prossimo Bastianini, scusate, dalla porta lo vedremo là davanti. Comunque meglio della scorsa stagione. Penso sia una casualità, nel senso che l'anno in cui l'Italtrans ha avuto Pasini e Morbidelli, alla fine i risultati li facevano più o meno entrambi a momenti alternati. Probabilmente la vera differenza è stata sul pilota. Dalla Porta quest'anno
Non si è praticamente ambientato con questa moto 2, è una moto che gli ha dato veramente tanta difficoltà e è uno di tanti aspetti da un campione del mondo. Chi è stato in moto 3 vincendo titoli, l'anno dopo in moto 2 ha sempre raccolto qualcosa, un top 5, un podio. Lui quest'anno è mancato molto. Forse potrebbe essere una moto o una potenza che non si addice a lui. Il problema è se anche l'anno prossimo dalla porta avrà le stesse difficoltà, poi per il 2022 sarà difficile, nonostante lui sia stato un campione del mondo. Sì, esatto, confermo quello che dice Riccardo. Non si è ambientato con la moto, come dicevi te, Mattia. Lui è uno piccolo, quindi probabilmente ha avuto anche un problema da questo punto di vista. E niente, speriamo per lui che l'anno prossimo vada meglio. Va bene, allora passiamo in breve a vedere invece i risultati di Moto3, che è stata anche questa una gara abbastanza particolare e combattuta. Allora, i risultati che hanno visto Raul Fernandez vincere, la gara è stata seguita per Formula 1 in generale da Simone. E allora, Simone, come ha fatto Riccardo poco fa, a te il compito, insomma, di farci una breve sintesi. Allora, partendo proprio da Raul Fernandez che ha vinto, devo dire che queste ultime gare sta dimostrando di essere un gran pilota. Non pensavo così tanto perché nella prima parte di stagione si è visto molto meno. E andrà anche lui l'anno prossimo in Moto2, quindi è uno per i prossimi anni sicuramente da tenere d'occhio. Poi l'incredibile podio di Dennis Foggia, che ha fatto addirittura due long lap penalty, e nonostante ciò è arrivato secondo, quindi complimenti a lui. Ma soprattutto quinto Tony Arbolino, ha fatto credo la sua miglior gara della stagione, forse anche della carriera, perché è partito 27esimo, doveva fare il possibile per provare a tenere aperto il mondiale, nonostante avesse 11 punti di ritardo da Arenas. E ce l'ha fatta a tenerlo aperto fino all'ultimo, cioè fino alle ultime curve ancora era indeciso. Alla fine il mondiale l'ha vinto Arenas per, mi sembra, 4 punti proprio su Arbolino, ma lui ha fatto una rimonta incredibile perché comunque è partito bene, però poi era lì sulla 20ª posizione. Poi, stranamente, rispetto al solito, si erano fermati due o tre gruppetti, di solito in Moto3 sono tutti insieme, invece questi due o tre gruppetti, diciamo, non favorivano Arbolino, eppure è riuscito ad andare in testa ai vari gruppi e poi recuperare il gruppo davanti, anche un po' con l'aiuto di Dennis Foggia e di Masià a un certo punto. E quindi alla fine è finito quinto con Ogura ottavo e Arenas mi sembra addirittura 12esimo. Sì. Proprio alla fine è stata una questione di qualche punto. E se fosse partito qualche posizione avanti, probabilmente sarebbe potuto stare col gruppo dei primi, quindi avrebbe avuto ancora più possibilità. E ha fatto una grande gara, purtroppo per lui ha dovuto saltare la prima gara di Aragon per un contatto con un positivo al Covid, anche se lui non ce l'ha mai avuto. Pesa quella gara lì, anche se c'è da dire che alla fine Arenas ha fatto, mi sembra, 3 o 4 zeri in stagione, quindi. Quindi forse sì, se meritava un po' di più Tony Arbolino. Peccato proprio per la pausa lì ad Aragon, quello stop forzato, e per poi invece anche le qualifiche di ieri. Questa è la classifica invece generale finale. Arenas è campione del mondo con soli 4 punti su Tony Arbolino, lui che aveva iniziato la gara, come ha detto Simone, con tranquillità perché il vantaggio era grande. Terzo a Iogura, poi Fernandez e Vietti. La stagione di Masià, adesso domande veloci perché il tempo purtroppo è davvero stretto. Masià ha la possibilità l'anno prossimo di essere campione o ha bisogno ancora di tempo per maturare? Masià è È un lì pilota. da qualche anno adesso in Moto3, non ricordo da quanti esattamente. Diciamo che quando è arrivato sembrava un fenomeno incredibile che tempo un anno o due sarebbe andato in Moto2,
e invece lo vediamo ancora lì. Diciamo, anche lui ha fatto una seconda parte di campionato migliore della prima. Però continua a non convincere al massimo. È un buon pilota, lo ha dimostrato. L'anno prossimo correrà mi sembra nel team, diciamo al posto di Raúl Fernández. Nel Team Maio. Però dovrà dimostrare qualcosa in più, ecco. Secondo te, Riccardo? Sì, secondo me è un pilota molto veloce perché quest'anno ha vinto due gare. Ma pecca ancora di esperienza, cade spesso, sbaglia il momento in cui attaccare, il momento in cui gestire la gomma. Spesso è stato anche criticato da Lundberg, proprio pubblicamente durante le gare, che sbagliava completamente la tattica di gara. Quest'anno sicuramente Leopard ha sempre avuto una grande moto e questo l'ha aiutato. Ce lo siamo trovati in battaglia per il mondiale, inaspettatamente dopo le due ottime gare che ha fatto Aragon, le due vittorie ad Aragon, e poi si è perso nuovamente. Valencia 1 è caduto, Valencia 2 ha praticamente giocato al gatto e al topo Gokura, tra l'altro facendo una mossa diciamo simile alla Fenati, anche se poi i frame, gli zoom hanno visto che non c'è stato il Confermato. contatto con il manubrio, ma solo quindi è stato un episodio passato in secondo piano, però questo fa la differenza tra un pilota che può vincere il mondiale e uno che può vincere le gare. Va bene, dai. L'ultima domanda è: Alcoba oggi è arrivato sul podio, giusto? È stato terzo. Adesso non c'ho. Mi confermi, Simone, giusto? Sì. Sì. È lui la possibile sorpresa dell'anno prossimo, cioè che lui già da quest'anno, anche grazie al team che aveva alle spalle, cioè Gresini, comunque ha avuto degli sprazzi di buoni risultati. Può essere lui la sorpresa dell'anno prossimo o c'è da aspettarsi qualcosa in più da un veterano come Masià o anche solo il suo compagno di squadra Rodrigo, che quest'anno non è stato sicuramente positivo nelle prestazioni. Simone. Ma sì, allora Alcoba è un ottimo talento, credo. Credo che lotterà per il mondiale l'anno prossimo. Tra l'altro, l'anno prossimo non ci sarà più il Team Sky, quindi per dire anche Vietti va in Moto2, quindi un avversario in meno, possiamo dire. Non lo so, in Moto3 è sempre un po' difficile fare i pronostici perché sono in tanti, poi magari uno un anno non si vede, poi torna su l'anno dopo. Comunque Alcoba sì, io lo vedo l'anno prossimo tra i candidati alla vittoria. Riccardo, secondo te? Secondo me l'anno prossimo in Moto3 ci saranno tanti piloti con la voglia di rifarsi da una stagione brutta quest'anno. Penso a Suzuki che col team SIG58 ha sbagliato tanto, non è mai stato in palla, è stato un po' un passo indietro rispetto a quello che ha fatto vedere nel 2019. Penso, come hai detto tu, a Rodrigo, ma Alcova sicuramente sarà uno dei giovani che andrà a lottare. Io, se devo dire un nome, a me piace Darren Binder. Secondo me è un pilota che quest'anno è migliorato tantissimo. Non fa più le binderate, come le chiama Triolo, della staccata pazza, che tra l'altro nel 2017 18 è costato il mondiale a Bastianini in Thailandia. È un pilota che è tanto maturato. Quest'anno ha trovato la sua prima vittoria. E secondo me può essere un quota che lotterà per il mondiale nel 2021. Tra l'altro, lui ha anche team, va nel team Petronas insieme a McPhee. Va bene, allora il tempo a nostra disposizione è terminato. Io dico solo che spero anche in un ritorno di Antonelli, perché quest'anno è davvero mancato tanto. Lui che ha la possibilità, il talento di base per passare anche in Moto2, che invece quest'anno causa forse una moto del team SIG58 che non è stata dei migliori, sia forse anche lui, insomma, il suo infortunio, la sua condizione anche psicologica, insomma, non lo ha aiutato. Dicevamo, siamo andati anche oltre di un quarto d'ora, quindi chiudiamo il
Il nostro tempo è finito. Ringrazio e saluto Riccardo Orsini e Simone Frigerio per essere stati con me e aver dato la loro importante versione dei fatti di questo momento mondiale sicuramente molto particolare. Quindi vi ringrazio e vi saluto. Grazie a te, Mattia. Stato bello. E Stato un l'appuntamento. piacere. Ah, vai. Figura. No, Vai, Simone, scusami, ti sono no, venuto niente. sopra. E vabbè, No, allora, comunque, grazie Simone, niente. grazie Riccardo. L'appuntamento con DocuGP, che continua invece per la Formula 1, è per domenica prossima, al canonico orario delle 18, per il dopogara del primo dei due Gran Premi del Bahrain, in cui il mondiale è già stato deciso, ma lo spettacolo sicuramente non mancherà. E dunque non mi resta che salutarvi e invitarvi a continuare a seguire la MotoGP, la Formula 1 e tutto ciò che abbia un motore sul nostro sito, formula1ingenerale.it. Buon proseguimento.